Presidente Giannola. Sì, credo che ha ben esplicitato il problema di fondo, proprio Ernesto Mazzetti. Io però aggiungerei che non è tanto chiedere per il Mezzogiorno una nuova politica, perché questo, come dire, no, quando ci fu il miracolo economico, nessuno aveva chiesto al Mezzogiorno quello che il Mezzogiorno, con il quale il Mezzogiorno contribuì a quel miracolo. Ci fu semplicemente l'intelligenza di mettere assieme alcune cose come un meccanismo virtuoso che poi portarono al miracolo, a costi sociali anche pesantissimi, milioni di emigrati, una riforma agraria che praticamente espelleva dalla terra le persone per farle andare a lavorare nelle fabbriche di Torino. Eppure fu un meccanismo potentissimo. Noi oggi, secondo me, e quindi aderisco un po' all'idea di Mazzetti, ma con una qualifica, non chiediamo una nuova politica per il Mezzogiorno, chiediamo una nuova politica italiana e ce lo chiede E soprattutto. appunto. Esatto, questa, la Germania, la Francia, che erano i nostri antagonisti, ora hanno capito che senza questa nuova politica italiana il Mediterraneo è perduto per l'Europa. Ed è importante recuperare questo Mediterraneo, intanto c'è Ma lo si proprio. recupera con le cose, con i porti, con le autostrade, con i ponti sullo stretto, con l'asse Berlino-Palermo, lo si recupera con simboli che sono pieni di concretezza. E qui, ecco, qui io temo che il governo Draghi ha un tallone d'Achille, perché lui è molto, come dire, ascoltato e autorevole in Europa, e questo è un grande potere che oggi noi abbiamo. Se però c'è una scelta italiana di fondo, questa scelta italiana, purtroppo, laddove è più debole, è proprio in Italia. Certa italiana la criticità del tallone d'Achille, mi chiedo se possa essere anche la realtà di tante, ecco, la presenza di tante realtà divergenti all'interno del governo che, ecco, possano inficiare a quella che potrebbe essere un'eventuale scelta italiana che includa il nostro sud. A tal proposito, Napi, c'è proprio una domanda su questo aspetto per Ma lei. scusate, io però non voglio inserire elementi che mi hanno fatto arrabbiare in anni passati e tuttora mi fanno arrabbiare. Ma prendete il caso dell'oleodotto che andava a finire, anzi il gasdotto che andava a finire in Puglia. Ma vi ricordate quanti anni ci sono voluti perché si riuscisse a far approdare in Puglia questo benedetto gasdotto che era fondamentale per fornire energia al Mezzogiorno? Perché ci stava quel problema lì, territoriale, ambientale, le comunità locali, i parroci che andavano in processione e tutta questa bailamba qui. Ma perché abbiamo la risorsa del petrolio nella Basilicata? Ma sapete la guerra che si fa al petrolio in Basilicata? È una risorsa, Sono l'energia tante è risorse, però vita, è bisognerebbe economia. appunto capire come sfruttare le nostre risorse. Se nel governo ci sono delle personalità che ostacolano affinché le nostre risorse possano essere sviluppate, giustamente si parla a vuoto. La domanda per lei, Nappi, è proprio questa: il nuovo governo nasce da un momento di emergenza che vede coesistere sotto lo stesso tetto tante realtà diverse, spesso anche agli antipodi. È ipotizzabile qualcosa del genere per la politica meridionale, forse troppo spesso poco in grado di fare fronte comune? Guarda, è esattamente quello che stiamo già provando a dire. Le nostre regioni, io parlo poi in particolare della Campania, sono caratterizzate da una situazione balcanica che è inaccettabile rispetto alla drammaticità del momento. Noi abbiamo bisogno, ora non voglio entrare in polemica perché è una trasmissione che sta guardando alto ai problemi veri e non deve cadere nel contrasto politico, però è evidente che noi in questo momento abbiamo in Campania, per esempio, un problema di coesione politica. Non esiste un tavolo di confronto con le parti sociali da parte di chi governa la regione. Non esiste un tavolo di confronto tra chi governa la regione e le forze d'opposizione. Non esiste la possibilità di articolare un ragionamento sulla programmazione europea che spetta direttamente alla regione. Abbiamo un uomo solo al comando. Questo non va bene.
non va bene, specie nel momento nel quale la saldatura favorevole del governo Draghi, in cui convivono praticamente quasi tutte le forze politiche, potrebbe essere finalmente l'occasione per eliminare quelle resistenze che in qualche modo hanno danneggiato finora, in questi anni in particolare, il Sud. Quindi il nostro obiettivo è esattamente quello di provare a riprodurre qui un modello nel quale non si guardi all'appartenenza, ma ai contenuti, cosa che accade in molte realtà produttive, economiche del paese, sociali, in altre realtà lontane dalle nostre, e questo è possibile farlo. Io chiedo per questo il coinvolgimento della società civile, di quelli che sono in grado di cogliere, stamattina ce ne sono autorevolissime presenze qui, la necessità di far squadra, proprio perché dobbiamo togliere l'alibi a chi invece pensa che si possa far da soli. Non si può far da soli, è tempo di trovare una sinergia che il governo nazionale in qualche modo ha bisogno di dimostrare all'Europa, e noi dobbiamo essere capaci in questo di essere efficienti. E essere efficienti significa anche immaginare delle proposte condivise. In questi giorni vedo già invece, a proposito delle perplessità del governo Draghi, io ho paura anche delle perplessità che vengono da qui rispetto al governo Draghi. Il Presidente della Regione che ogni giorno dice qualcosina contro questo governo non ci aiuta, quando invece abbiamo la possibilità di sfidare sui contenuti, quello che dobbiamo fare. Certamente il piano presentato sul Recovery Fund dal precedente governo era un piano totalmente vuoto e fumoso, se ne sta scrivendo un altro. Io credo che l'apertura di una grande stagione di confronto territoriale dovrebbe servire a dare forza alla politica tutta campana e meridionale per poter portare avanti quella proposta autorevole che c'è bisogno che venga recepita. Grazie per essere di una cosa. Semplicemente c'è quello che sia necessario oggi più che mai riuscire a comprendere come in fondo ognuno fa i suoi interessi in un paese come il nostro, ma in molte parti del paese c'è la consapevolezza che comunque gli interessi restano comuni, almeno per buona cornice. Quindi se qui arrivano proposte serie, da qui arrivano proposte serie, è molto difficile darci di no, perché gli interessi alla fine tendono ormai a trovare un'intesa sostanziale. Grazie a Severino Nappi per aver preso parte al forum, ci vedremo presto. Intanto invito ad entrare nel nostro parterre Alessandro Amitrano, parlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Anche Pasquale Lampugnale, presidente piccola industria di Confindustria Campania, buongiorno. Lo vedo collegato, tra poco entrerà nel parterre. Allora, c'è una domanda, in questo caso vorrei rispondesse presidente Scotto. Vanessa Pavia scrive: il presidente Giannola ha ragione, le questioni porte è importante e delicata. È incredibile che le politiche economiche del paese non guardino con interesse a quelli che con assoluta certezza saranno i scali logistici. Presidente Scotto, è importante per le industrie far riferimento anche ai porti, alle zone economiche speciali per attrarre ulteriori investimenti e per rilanciare il nostro sud? Beh, non facendolo sarebbe un delitto, ma per come è conformata la nostra penisola e per come è contornata, diciamo, il famoso ponte sul Mediterraneo verso altri paesi in grande sviluppo, quindi è chiaro che se abbiamo un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi, devo usare il condizionale, quello dei porti dovrebbe essere, diciamo, uno dei vantaggi maggiori che noi abbiamo, se non fosse altro per logistica. Però se lei declina questo come una possibilità di attrattività del nostro territorio, dimentica quello che è stato ben declinato dai precedenti autorevoli relatori e in particolare lo diceva proprio Severino Nappi, ricordando, ma l'hanno fatto tutto, l'ha fatto il presidente Giannola, l'ha fatto anche Massimo Lo Cicero, i problemi di legalità, di burocrazia. La nostra regione, per essere sexy, per attrarre un investimento, non bisogna guardarla nella sua conformazione, perché lo è di fatto
per dove si affaccia, per le infrastrutture portuali che potrebbero e devono essere sicuramente migliorate, ma non basta quello, ci vuole un tessuto che sia un tessuto che non dà problemi con la legalità, che sia competitivo sotto i tempi, sotto il profilo dei tempi, e quindi la burocrazia è sicuramente un nemico dei tempi, che abbia la possibilità di attrarre anche quel trasferimento tecnologico che non avviene, e anche quello è un grandissimo paradosso, perché i nostri atenei, le nostre università non sono certo al di là, voglio dire, di alcune, diciamo, classifiche che mettono dentro una serie di parametri che in qualche maniera possono zavorrare il loro posizionamento, ma se le prendiamo in valore assoluto, per scientificità, per di nuovo ripeto, teste, persone e autorevoli professori e scienziati che ne fanno parte, sicuramente è un punto di arrivo per chi vuole un fare punto di arrivo che diventa fondamentale, magari appunto di grande riferimento. A Mitrano, a questo punto, io saluto intanto Bruno Scuoto, presidente di Fondimpresa, grazie per essere stato con noi. Non basta questo, diceva per l'appunto il presidente di Fondimpresa, e allora siamo oggi in attesa di ricevere risposte dal governo Draghi, ma soprattutto di comprendere quali saranno le nuove misure del governo entrante, soprattutto per quanto riguarda il Sud, perché siamo effettivamente un po' tutti preoccupati. Secondo lei, quali dovranno essere dunque le direttrici lungo le quali muoversi? Beh, è sicuramente un momento in cui stiamo attraversando una fase storica estremamente particolare, non soltanto italiana, ma di tutto il mondo, dovuto alla pandemia da Covid-19. Se andiamo poi a focalizzare questo nell'ambito delle attività che il presidente Draghi, secondo me, deve andare a realizzare con celerità per quanto riguarda il Sud, quindi le nostre territori, le nostre regioni, secondo me sono due punti importanti. Il primo è dare subito seguito a una norma che fu inserita in legge di bilancio, ormai sono passati anche 2 anni, perché era la prima legge di bilancio, che era il rispetto di un concetto che è la quota del 34% degli investimenti pubblici che deve andare al Sud Italia. Da quella legge di bilancio, come parlamentari abbiamo approvato, mancano i decreti attuativi, quindi secondo me una prima cosa che si può realizzare con celerità è questa. Poi sicuramente ricordiamo un altro elemento importante di tutto quello che è il Next Generation EU, che se abbiamo avuto 209 miliardi è principalmente determinato dal Sud Italia. Quindi non dimentichiamoci che c'è una quota che deve essere assegnata al Sud del 68%, quindi parliamo di circa 150 miliardi da assegnare, che saranno fondamentali perché servono investimenti infrastrutturali, servono soprattutto rafforzo in termini di sicurezza, di sburocratizzazione delle imprese, e secondo me un modello che si può seguire è il modello di Genova. Il modello Genova ha rappresentato anche da parte, diciamo, della politica, del paese, delle imprese, quel modello che è riuscito a realizzare in poco tempo un'infrastruttura fondamentale a seguito di un disastro che tutti noi ricordiamo. Fare questo non è semplicemente a vantaggio del Sud, ma è a vantaggio di tutta l'Italia. Perché noi è come se avessimo un treno oggi trainato, passatemi questa metafora, da una sola locomotrice, invece potremmo fare in modo che siano tante locomotrici che muovono il nostro paese. E intanto tante locomotrici che in realtà riguardano le nostre piccole e medie imprese, Lampugnale, perché le stesse, ovvero le nostre piccole industrie, costituiscono, dicevo anche prima, i precedenti ospiti, costituiscono la quasi totalità del settore del nostro Sud. Quindi in questo periodo, lei ne fa portavoce, che cosa chiedono al governo per essere tutelate, ma soprattutto per vincere la sfida degli investimenti che fra poco sopraggiungeranno? Le piccole e medie imprese rischiano di essere quella categoria che andrà a pagare maggiormente lo scotto della crisi e di questa pandemia di Covid-19. Noi l'abbiamo descritto recentemente in un'analisi che abbiamo portato avanti come Confindustria Campania. Ebbene, le piccole e medie imprese nella nostra regione rappresentano quasi il 99%, il 95% sono con addetti fino a 9 unità, e il resto superano e arrivano, insomma, a unità di persone superiori fino a 50 e oltre. Il tema qual è? Che queste imprese sono strutturalmente deboli, finanziariamente con grande precarietà, e sono quelle che rischiano di pagare maggiormente questa crisi, che si sta rappresentando in modo molto più lungo di quello che prima noi abbiamo immaginato. C'è stata una fase di recupero graduale dopo il primo lockdown, quindi nel mese di marzo-aprile,
e poi insomma con la seconda ondata e con le disposizioni del governo, alcuni settori in particolare stanno soffrendo di più. Noi rappresentiamo sostanzialmente il mondo manifatturiero, come Confindustria Campania. In Campania abbiamo 120.000 imprese che fanno parte di questa categoria, che comprende quindi il mondo manifatturiero, ma anche il settore delle costruzioni, e sono una categoria che in realtà è arrivata alla pandemia in modo più strutturato rispetto alla crisi finanziaria. Se andiamo a guardare gli indicatori economici, le imprese, pur rimanendo piccole, si sono rafforzate dal punto di vista patrimoniale e hanno portato avanti anni di crescita in termini di fatturato. Restano sostanzialmente molto piccole, e quindi si introduce anche quello del tema che sono immediatamente delle imprese zombie, e automaticamente perseverare in questa situazione sicuramente è molto complicato. Io credo che i problemi maggiori li avremo quando saranno sospesi questi interventi emergenziali messi in campo dal governo. Mi riferisco al blocco dei licenziamenti, ai vari strumenti di supporto, anche il blocco delle cartelle fattoriali. Credo insomma che la fase post-Covid sia molto complessa. Su queste dinamiche sicuramente c'è una responsabilità insita proprio all'interno del tessuto imprenditoriale, perché chiaramente il tema della dimensione, cioè del nanismo imprenditoriale, è un tema legato alla capacità dell'impresa di poter crescere, ma soprattutto di affrontare adeguatamente i cambiamenti. Riuscire ad adeguare i cambiamenti, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi vi chiedo delle risposte telegrafiche. Professor Mazzetti, a questo punto il Sud riuscirà a colmare il gap nord-sud, ma soprattutto riuscirà a rilanciarsi attraverso i fondi europei?